Autonomia differenziata, 106 e ponte sullo Stretto, nell'intervista al sindaco di Siderno, Fragomeni. In occasione della giornata internazionale sulle donne, abbiamo incontrato il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni. Le sue valutazioni su tre argomenti delicati della nostra regione Calabria, l'autonomia differenziata, la statale 106, considerata la strada della morte, e la realizzazione della grande struttura, il ponte sullo Stretto. Allora, l'autonomia differenziata, io personalmente sto facendo una battaglia da quando era assessore regionale, quindi già dal 2018 noi abbiamo allora lavorato ad un documento di bozza di legge quadro in seno alla conferenza delle regioni a Roma, dove allora era ministro Francesco Boccia ed era stato approvato da tutte quante le regioni. Perché? Perché erano previste la fissazione dei LEP. Erano previste combattere, ecco, quella che era la perequazione, soprattutto infrastrutturale, tra i vari territori, e si parlava che prima di poter applicare questa autonomia differenziata bisognava quantificare le risorse. Oggi purtroppo si fa l'ennesimo passo indietro, si rischia veramente l'ennesimo scippo del Sud e soprattutto il fatto che si andrebbe a cristallizzare un divario tra Nord e Sud all'interno anche dello stesso mezzogiorno come mai prima. Allora, ovviamente noi siamo contrari così come è impostata, perché, ripeto, aumenterebbe la forbice. Non a caso è stata definita da Viesti la secessione dei ricchi, o comunque da noi del Partito Democratico come la riforma, come il disegno di legge Spacca Italia. Infatti il ponte sullo Stretto è veramente una cosa che a me personalmente fa sorridere, perché io ho sempre detto, quando c'è stato il problema che il presidente Occhiuto a Locri aveva lanciato la chiusura per 20 mesi, anzi originariamente per 30 mesi, della trasversale della Limina che collega lo Ionio al Tirreno, allora per noi si era creato veramente un grosso problema, perché per noi è quello il nostro ponte sullo Stretto, così come sono le altre infrastrutture e in particolare la 106. La 106, noi oggi vediamo una cosa, che a pochi giorni dal voto in Abruzzo il tavolo CIPES ha dato 866 milioni per la Roma L'Aquila e non ha messo un euro per la nostra infrastruttura, cioè per la nostra statale 106, che viene definita come la statale della morte. È una cosa veramente grave. È vero che sono stati messi 3 miliardi, però di fatto si può dire che sono solo sulla carta, e tra l'altro del tratto, ad esempio, ionico, è quello dove in pratica non è stato stanziato un euro. È chiaro che il ponte per Salvini, è così come per Calderoli e l'autonomia differenziata, sono ormai le bandierine della loro politica. È una politica di scambio nel centrodestra, perché da un lato c'è la Meloni che vuole in cambio il premierato inserito in Costituzione, dall'altro c'è il ponte sullo Stretto e l'autonomia differenziata della Lega. Forza Italia sta a guardare e strizza l'occhio, ovviamente, perché aspetta l'ennesimo condono sugli evasori fiscali, per gli evasori fiscali. E quindi noi dobbiamo veramente, come forza e come maggiore forza di opposizione, opporci con tutte le nostre forze.